E adesso? E adesso un partito fondato su un pensiero debole e sulla retorica, la finzione, la indicazione, onestà, 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 beh, quel partito si disfa sotto il sole, sparisce, liquefatto. Gli esponenti dei 5 Stelle possono tornarsene a casa, rimarranno in Parlamento per avere la pensione. Faranno come hanno fatto, mostrando la loro indignazione per la restituzione del vitalizio a Formigoni. Ma è molto peggio che loro invece rimangano in Parlamento per prendere il loro vitalizio dopo 4 anni e mezzo. Rubano lo stipendio, perché non lo meritano, sono entrati in Parlamento senza un'idea, continuano ad avere lo stipendio, eppure leggo l'amico Buffagni che dice una vergogna, la pensione, il vitalizio a Formigoni, quel ladro, quel delinquente. Beh, d'accordo. D'accordo, avrà fatto cose non giuste, l'hanno condannato, benissimo, l'hanno condannato, ma voi non vi ha condannato nessuno, però siete lì a prendere lo stipendio senza avere alcun merito, alcun titolo, e rimanete fino in fondo, non avete fatto sciogliere le camere per avere il finanziamento finale che deriva dal vitalizio attraverso quello che avete fatto per 4 anni e mezzo, perché senza rimanere per 4 anni e mezzo, fino a quel momento nessuno scioglierà le camere, il Parlamento sarà pieno di questi arrivati come degli scappati di casa, i quali avranno quindi la loro pensione senza averla meritata, perché sono entrati in Parlamento con la retorica, le finzioni, le balle di Beppe Grillo, il quale ha processato in piazza chiunque accusando innocenti, e oggi eccolo con tragica malinconia, dopo aver perso il governo che poteva garantire suo figlio, quindi Conte, il PD, Renzi e il ministro Bonafede, oggi si trova in balia di un destino che è quello che ha toccato tanti innocenti. Suo figlio è innocente, suo figlio sarà innocente. Suo figlio, abbiamo sentito quello che ha detto, ha naturalmente ridotto tutto a delle ragazzate. La ragazza impazzita avrebbe denunciato per stupro suo figlio. Tutto questo in un tribunale verrà accertato. Però lui ha perso la testa. Io lo sapevo, sono stato il solo e l'unico a dirlo in Parlamento. In luglio, quando si è fatto il governo con il PD, il secondo governo Conte, in cui i 5 Stelle rinnegavano se stessi, che tutto avveniva perché il padre, Grillo, voleva tentare fino all'ultimo di salvare il figlio dal processo. Dal processo. Adesso che il processo si avvicina, Grillo ha perso la testa. E improvvisamente non sono più santi giudici, non sono più persone che non possono sbagliare, che è giusto che condannino. Anzi, perché non avete arrestato mio figlio se è uno stupratore? È perché i giudici si muovono sugli indizi che hanno e fanno un processo, e da quel processo risulterà se quel ragazzo è colpevole o innocente. Ma Grillo deve essere molto preoccupato che sia colpevole, e con una rabbia senza precedenti si scaglia contro i giudici, si scaglia contro i giudici, si scaglia contro i giudici. Ricorderete appunto come si scagliava prima contro i supposti colpevoli come suo figlio, i presunti colpevoli come suo figlio, gli innocenti che sarebbero stati poi assolti, come potrebbe essere per suo figlio. Però non gli va bene per suo figlio, gli andava bene per gli altri. Ecco, la fine del Movimento 5 Stelle, non c'è più niente da dire. Hanno vissuto sulla giustizia come loro guida, oggi che la giustizia tocca al figlio del loro capo, non sanno più dove ruotare la testa, e lui ha perso la testa, è impazzito, ha urlato, ha gridato, cercando di intimidire i giudici alla fine, per dire ma dovevate arrestarlo, invece non l'avete arrestato perché è innocente. Quindi quanti hanno pensato di essere stati processati ingiustamente? Quanti hanno pensato e sono stati condannati ingiustamente? Non ci ricordiamo i tanti casi terribili di una magistratura che ha fatto condannare persone innocenti. Quante volte? Quante volte?
Quante volte? Perché per quegli innocenti non aveva pietà Grillo? Era sicuro che erano colpevoli. Perché? Oggi fa pietà vederlo in quel modo. Ma nel momento in cui si scaglia contro quelli che per lui erano i riferimenti della giustizia, dell'onestà, il suo movimento è finito. Non c'è più. Si chiamano 5 Stelle, non sono più niente. Dissolti. Dovrebbero andarsene, ma rischierebbero di non avere né la pensione né lo stipendio. Lo stipendio li tiene lì. La pensione li tiene lì. Ecco perché continuano a stare in Parlamento, perché non c'è più nessuna idea che possano sostenere. L'idea di fare un grande processo, il processo ai colpevoli, a tutti quelli che, sì, certo, funziona, per tutti però. Dice, ma mio figlio però non è colpevole, d'accordo? E quanti sono stati indagati senza esserlo? Non ti eri preoccupato di loro? Quante volte io l'ho detto? Quante volte io ho difeso persone che sono state umiliate, sputtanate? E oltretutto occorre dire che rispetto a quello che è capitato a tanti di essere sputtanati sui giornali, recentemente è toccato a una funzionaria, una dottoressa Boda del Ministero, che sul giornale ha letto di essere corrotta. Ebbene, di Grillo Junior, di Ciro Grillo, si è parlato molto poco. I giornali non hanno assolutamente sfruttato quella notizia. Oggi il problema riguarda la verità dei magistrati, se lo rinvio al giudizio non è che puoi non dirlo, ma pochissimi giornali, pochissime televisioni, pochissime persone hanno usato quest'arma contro Grillo, per cui anche in questo lui è stato privilegiato. Si poteva molto di più dire, ma come si fa? Come fa a fare un partito uno il cui figlio a casa sua stupra una o due ragazze? L'ho detto io ho usato le armi di Grillo. L'ho fatto in maniera provocatoria, ma lui è stato rispettato. E adesso non rispetta i magistrati, non li rispetta. Non rispetta la ragazza, che potrebbe essere anche bugiarda, ma intanto quella là che lo accerti un processo. Ha paura del processo, ha paura dei giudici. E allora si inventa questa sceneggiata per cercare di fare una mozione degli affetti, dire ma vi pare possibile che sia colpevole mio figlio? Non so, non sappiamo se è colpevole, il processo lo chiarirà. Molto semplice. Aspetta il processo, ne hai augurato tanti ai tuoi nemici, aspetta il processo anche per tuo figlio.